Sì, sono soddisfatto. Per volte in questo tipo di partita in cui abbiamo un'altra squadra senza nessuna pressione, sono partite pericolose se non abbiamo l'atteggiamento giusto. Ma penso che la squadra è stata ambiziosa, è stata con un atteggiamento giusto per vincere questa partita. Devo dire che in questo momento abbiamo molti giocatori stanchi che hanno giocato quasi tutte le ultime partite e abbiamo avuto la possibilità di gestire un poco questi giocatori anche durante la partita, è stato importante questo. Per me quello che è importante è che possiamo fare, non è importante chi fa, ma in questo momento i nostri terzini hanno più possibilità di fare gol, arrivano più nella zona di finalizzazione, è importante avere, quando creiamo, avere giocatori che sono aggressivi in questo momento. Carles Perez ha fatto anche un buon gol, una buona partita. Io sono soddisfatto con tutti i giocatori. Oggi Cristante ha giocato avanti di Awara, ha giocato quasi tutte le partite in questa posizione, solo dopo quando abbiamo cambiato Diawara, Cristante ha abbassato, ma io sono soddisfatto, è la prima partita che ha fatto in questa posizione, io sono soddisfatto con Brian. I ragazzi sono motivati, stiamo giocando bene, dobbiamo vincere le nostre partite. Dobbiamo solo pensare adesso alla partita con Fiorentina e recuperare i giocatori che, come ho detto, abbiamo qui situazioni in cui sono molti, molti stanchi. Spinazzola era un giocatore molto, molto stanco, anche Bruno, Kolarov, Mancini che ha giocato sempre, Diawara. E oltre giocatori che non hanno giocato, che è importante per recuperare bene per la partita difficile con la Fiorentina. Crisa ha ritornato bene, Zaniolo ha ritornato bene, Kolarov ha giocato di nuovo bene, Bruno sta crescendo. Sono tutti aspetti importanti per la squadra. Vediamo come abbiamo il giocatore per la prossima partita, ma come ho detto sempre, non voglio cambiare molto in questo momento. Devo dire che Pau oggi è stato molto malato, ha vomitato tutti i giorni. Io ho parlato con lui e lui mi ha detto che voleva giocare anche in queste condizioni, ma è stato un giorno molto difficile per Paolo, che era molto malato.